Bella a tutti ragazzi, da me Gabbino 90, post partita Ancona Metallica Reggiana. Abbiamo fatto una prestazione davvero super quest'oggi allo stadio del Conero di Ancona, dove la squadra di Colavito, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo messo sotto la Reggiana, bisogna dirlo. Comunque partiamo dal principio. Primo tempo dove la Reggiana, i primi 20 minuti, circa 20-25 minuti, ha dominato. Avella è stato super in due circostanze nel primo tempo, ci ha salvato la partita. Gol annullato a loro in netto fuorigioco di Zamparo, se non erro. Era oltre al nostro ultimo uomo, 2 metri all'incirca di fuorigioco, quasi davanti alla linea di porta, giusto annullarlo. Invece da parte nostra, primo tempo da segnalare, quasi nel finale, a 5 minuti dalla fine, la bella occasione di Marcello Sereni che a tu per tu col portiere ospite ha tirato addosso, poi c'è stato il calcio d'angolo dove non c'è stata nessuna azione saliente. Peccato perché soprattutto nella ripresa dove siamo passati in vantaggio grazie al rigore trasformato da Marcello Sereni, rigore nettissimo su quest'ultimo dentro l'area, falciato proprio con il piede sinistro, quindi rigore netto. Dopo peccato perché abbiamo dominato a centrocampo, loro sbagliavano parecchi passaggi, noi abbiamo avuto quei due contropiedi in cui non siamo riusciti a sfruttare quei pochi contropiedi che ci sono stati concessi, soprattutto alla ripresa. Peccato perché potevamo andare sul 2-0. La squadra comunque era bella in palla quest'oggi. Bene, molto bene la fase difensiva. Peccato sull'1-0 l'espulsione di Alessandro Fagioli. Era già da 4-5 minuti comunque che il ragazzo era già ammonito, aveva già commesso quei 3-4 falli. Alla fine, a forza di dai, aveva dato un bel pestone a un giocatore di loro. L'arbitro lo ha espulso per doppia ammonizione. Lì, fossi stato in Gianluca Colavito, l'avrei cambiato. Anche il cambio di Gasperi un po' tardino, perché no, in una palla persa nella tre quarti campo di loro ha rischiato di buttare giù l'avversario per la seconda volta. Lì rischiavamo di rimanere addirittura in 9. Quindi è andata bene così alla fine. Un punto che soddisfa soprattutto l'Ancona perché la Reggiana ci fa poco niente, poi domani c'è il posticipo Modena-Pescara e quindi nada, il gol di loro scandaloso, si può dire, perché ha fatto un cross Rosafio, è entrato a metà del secondo tempo, un cross dalla destra e ha rimbalzato davanti a Vella che si è buttato un po' tardi e la palla è terminata sul palo, poi è entrata. Lì c'è da rivedere comunque l'azione dell'1-1 di loro, perché su questa specie di tiro cross di Rosafio c'erano due giocatori della Reggiana che secondo me erano al di là della linea difensiva biancorossa. Un giocatore ha provato anche a spizzarla. Secondo me c'è da rivederlo, ma purtroppo è andata così. Accontentiamoci. La squadra comunque ha giocato veramente bene. Loro nella ripresa, la formazione reggiana ha sbagliato parecchio in fase di costruzione, dopo l'1-0 erano andati giù parecchio. Noi avevamo l'entusiasmo soprattutto del pubblico, l'entusiasmo dei giocatori dopo l'1-0. Peccato perché se non era per quell'espulsione, forse di Fagioli, forse, dico forse perché poi nel calcio non si sa mai, l'avremmo portata a casa questa partita. Però va bene così, ragazzi, va bene così. Abbiamo pareggiato con la seconda in classifica. Siamo lì, quelle che stanno davanti a noi comunque hanno perso tutte, l'Entella ha perso, il Cesena ha perso, quindi siamo sempre lì a 3-4 punti. E domenica prossima andiamo a Fermo, c'è il derby, e speriamo di portarcelo a casa. Intanto pensiamo, godiamoci questo 1-1, questo risultato positivo dove la squadra veramente ha tirato fuori il meglio di sé oggi, soprattutto in impostazione dove sì, abbiamo sbagliato quei 2-3 contropiedi però. Per il resto, solita difesa, a volte sbadata, ma cioè, è andata bene così oggi, è andata bene così, dai, ci accontentiamo dell'1-1, ci accontentiamo dell'1-1. Detto questo, ragazzi, per questo video è tutto, io vi ricordo di iscrivervi se non l'avete fatto, di mettere un like al video se vi è piaciuto e di continuare a seguirmi attivando in alto la campanellina.
con i prossimi video che andrò a pubblicare. Ci vediamo al prossimo appuntamento qua con Megabino 90.